Il tumore al seno è il tumore più frequente nel mondo, nella popolazione femminile e in modo particolare anche in Europa. È in aumento come incidenza, cioè abbiamo sempre nuovi casi anno, però è anche aumentata la sopravvivenza delle donne che hanno avuto diagnosi proprio perché le terapie e la diagnosi precoce permettono di aggredire questa patologia in maniera più corretta. Però è ovvio che è necessario cercare di ridurre questa forte incidenza e l'incidenza la possiamo ridurre attraverso gli stili di vita. Gli studi, sia a livello mondiale che a livello locale, come ad esempio quelli che conduciamo presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, hanno evidenziato sempre con maggior forza che l'alimentazione e l'attività fisica hanno un impatto forte nella prevenzione della patologia oncologica mammaria. In modo particolare, noi sappiamo oggi che avere elevati livelli di alcuni ormoni, come l'insulina, il testosterone e gli estrogeni, si associa a un maggior rischio di sviluppare tumore della mammella. Gli studi che sono stati condotti presso il nostro dipartimento sono gli studi di Ana e hanno origine nel 1995 e nascono proprio per mettere a punto un'alimentazione che sia in grado di modulare i livelli di insulina circolante, anche perché l'insulina alta si associa poi ad alti livelli di testosterone, che è un ormone tipicamente maschile, presente anche nell'organismo femminile, in un range molto basso che va da 0,2 a 0,9 nanogrammi su millilitro. Gli studi però hanno messo in evidenza che pur stando nel range di normalità, quando ci si sposta verso i valori alti, cioè quando ci si sposta in un valore che è superiore a 0,4 nanogrammi su millilitro, il rischio di tumore al seno aumenta. Questi studi sono stati condotti inizialmente solo attraverso l'alimentazione e i risultati che sono ottenuti sono veramente buoni, perché con un'alimentazione controllata riusciamo a limitare questi picchi di ormoni nel sangue. Un'alimentazione controllata significa questo, un'alimentazione che riscopre quello che era un vecchio modo di mangiare che negli anni si è perso, perché l'industria ha iniziato a raffinare profondamente i cibi, in modo particolare le farine, e la farina raffinata assieme a tutta un'altra serie di alimenti come le bevande zuccherate, gli alimenti industriali molto ricchi in zuccheri, hanno prodotto un impatto negativo sul nostro corpo con aumenti della glicemia ripetuti nel corso della giornata. Questo aumento della glicemia porta ad una liberazione da parte del pancreas dell'insulina e questi picchi di insulina che si ripetono assieme ai picchi di glicemia vanno poi anche a stimolare le ovaie a produrre questi ormoni, in modo particolare il testosterone. E non è questo l'unico effetto negativo che producono i picchi di insulina, perché oltre ad aumentare il testosterone diminuiscono anche delle molecole prodotte dal fegato che sono addette al trasporto degli ormoni sessuali, tra cui il testosterone. Avere basso il livello di queste molecole e alto il livello di testosterone circolante, quindi libero, significa avere maggior rischio di stimolare la cellula mammaria a proliferare velocemente e questa proliferazione veloce può indurre alla produzione di una cellula tumorale. Quindi, le regole basiche che dovremmo seguire per la prevenzione del tumore al seno sono queste. Innanzitutto, fare un'attività fisica regolare, perché questo permette di controllare i picchi di insulina nel sangue. All'attività fisica regolare dobbiamo aggiungere un'alimentazione cosiddetta sana. L'alimentazione sana si riesce a fare solitamente variando molto i cibi che portiamo sulle nostre tavole. Variare è un punto fondamentale, a partire dalla colazione. Quindi una colazione può essere fatta con tè, orzo, latti vegetali come di soia, di riso, di farro e anche occasionalmente, se piace, del latte vaccino. Assieme alle bevande, alla colazione si può abbinare del pane integrale con una marmellata senza zucchero. È importante per la donna, per la prevenzione del tumore al seno, inserire il latte di soia, non quotidianamente, ma comunque inserirlo nella propria colazione, perché la soia ricca in fitoestrogeni si è dimostrata protettiva per il tumore della mammella. Per quello che riguarda il pranzo e la cena, dovremmo dare la priorità al cereale integrale assieme al legume, in maniera tale che non è un piatto ad alto indice glicemico e abbiamo anche una buona quota di proteine portate a
appunto dall'unione del cereale con il legume. E assieme al cereale e al legume dovremmo sempre mettere delle verdure, possibilmente di stagione e di colori diversi, perché a colori diversi corrispondono nutrienti e antiossidanti diversi all'interno dell'ortaggio che andiamo a scegliere. Inoltre a questo piatto possiamo abbinare delle proteine animali, che dovrebbero essere principalmente da pesce, almeno 2-3 volte a settimana, e poi anche da formaggio, carne, preferibilmente la carne bianca, e uova. Ricordiamoci comunque che la carne rossa non è raccomandata dalle indicazioni del Codice Europeo contro il Cancro, ma è permessa. Non più però di una volta a settimana, diciamo una porzione a settimana, mentre le carni bianche, che sono solo pollo, tacchino e coniglio, perché le altre sono tutte carni rosse, anche quelle che apparentemente ci sembrano bianche, si possono consumare anche 2 volte a settimana. La raccomandazione di consumare 5 porzioni di frutta e verdura quotidianamente è molto importante da seguire, sapendo che le 5 porzioni corrispondono circa a 600 grammi complessivi. Sapendo che un frutto medio, grande come una mela, pesa 150 grammi, è necessario che le porzioni di frutta siano 2, mentre 3 siano quelle di verdura. Cerchiamo poi di accompagnare i nostri pasti con delle adeguate quantità di acqua. La ricerca oggi ci dice che se seguiamo questi consigli possiamo ridurre fortemente l'incidenza del tumore al seno. Quindi invito tutte le donne a seguire i consigli di una dieta sana e fare attività fisica regolare tutti i giorni.